si è tenuto a Milano, presso l'auditorium della società umanitaria situato nei chiostri di San Barnaba, un interessante incontro per far luce sulle più recenti acquisizioni in tema di vitamina D e sul suo ruolo preventivo e terapeutico sia sulla patologia scheletrica che su quella extrascheletrica a partire dall'età neonatale fino a quella adulta. Parliamo del fabbisogno di vitamina D nell'età evolutiva e della clinica dell'ipovitaminosi D con la professoressa Weber del San Raffaele di Milano. Professoressa Weber, quali sono i bambini più a rischio di ipovitaminosi D? Allora, sicuramente esistono due classi a rischio, sono i soggetti sani che hanno la pelle scura e che hanno per abitudini dal punto di vista culturale e di abitazione e di tipo di alimentazione che sono sicuramente a maggior rischio. Pelle scura, quindi pazienti immigrati che non escono frequentemente all'aperto perché magari aspettano il papà o la mamma che tornino dopo il lavoro e il sabato e la domenica vanno magari al centro commerciale, quindi si espongono poco ai raggi ultravioletti. E poi ci sono delle altre, e soprattutto il primo anno di vita in cui il latte materno e i latti anche supplementati e arricchiti di vitamina D non forniscono adeguate quantità di vitamina D. Questi sono soggetti sani che quindi hanno in qualche modo delle situazioni di scarsa esposizione ai raggi ultravioletti o inadeguato intake di vitamina D. E poi ci sono delle situazioni croniche o malattie croniche che intervengono nell'assorbimento della vitamina D, quindi celiachia, malattie croniche intestinali oppure somministrazione di anticonvulsivanti cronicamente o malattie renali o epatiche. E quindi in questo caso c'è una situazione di base e malattia cronica. Un'altra categoria a rischio sono i soggetti che per malattie cutanee, quindi se non possono esporsi, o soggetti che per alterazioni allergologiche non possono assumere ad esempio particolari cibi che contengono vitamina D, come sono l'uovo o il pesce, che è frequente nei soggetti allergici. Professoressa, quali sono i segni e i sintomi di ipovitaminosi D più frequenti in età pediatrica? Allora, sicuramente il noto da anni sintomatologia più frequente è quella del rachitismo, che noi vediamo adesso soprattutto nei soggetti di pelle scura e immigrati, però si manifestano in modo più evidente con deformazioni ossee, con riduzione della crescita e con chiusura della fontanella anteriore. Ciò nonostante, questi classici sintomi, ce ne sono altri come l'ipotonia, che può essere molto marcata, le convulsioni che praticamente sono espressione magari di una ipocalcemia o eventualmente anche per effetti extrascheletrici della vitamina D, frequenti polmoniti o anche recentemente alterazioni dell'immunità sono state evidenziate. Professoressa, quali sono le età a maggior rischio di ipovitaminosi D? Allora, come avevo accennato precedentemente, sicuramente il primo anno di vita e i prematuri sono soggetti sicuramente, francamente prematuri, sono a maggior rischio di deficit di vitamina D. Però ci sono anche situazioni particolari come ad esempio l'adolescenza, in cui si mette in evidenza magari una maggior richiesta da parte dell'organismo di vitamina D, associata anche nello stesso tempo a una problematica di solito di eccesso di peso, a scarsa esposizione, a diete inadeguate, che quindi in questo momento possono essere un momento di carenza e che si manifesta poi successivamente in una mancata apposizione ossea che serve poi per tutta la vita, perché noi sappiamo che il picco di massa ossea avviene proprio nell'adolescenza, e quindi integrare in questi soggetti con vitamina D è molto molto importante.